Ciao amici, oggi siamo qui al mare. Oggi è il 1° ottobre. Non ci potete credere, eh? Guardate che mare, guardate che meraviglia. Siamo qui io e Sofì e lei si sta gustando uno splendido osso, anzi in realtà è una stecca del gelato che ormai era una stecca di gelato. È il posto più bello di tutta la Riviera Romagnola, è la Baia degli Angeli, un bagno che sta qui a Misano Adriatico, uno splendido posto con tutti i lettoni sulla spiaggia e un mare di gente fichissima, tutti muscolosi, palestrati, tutta gente selezionatissima. E adesso sì, siamo pochi ma buoni, ma qui oggi c'era tantissima gente. Ora sono le 17:30 e il giorno ormai si è concluso, però rimane una bellissima serata che passeremo a Riccione. Ciao amici, qui alla Baia degli Angeli non solo si prende il sole dalla mattina alla sera, ma si può fare anche un sacco di palestra, un sacco di sport.
venite con noi. E se qualcuno deve sfogare l'ira del fine settimana, ecco qua. Ragazzi, oggi è il secondo giorno e siamo di nuovo qui alla Baia degli Angeli, 2 ottobre, e siamo sempre con un sole che spacca. C'è ancora più gente di ieri, oggi è domenica e non sembra assolutamente un giorno di autunno, ma un giorno di primavera, forse anche di estate. Che cosa ne pensi, Sofì? Ti sei divertita prima con la cagnolina? Sei divertita? Sì. Cosa volevi dirci di questa giornata? No comment. L'idea di venire qua oggi è come fare un sogno ad occhi aperti o anche ad occhi chiusi, perché sei catapultato in un'altra dimensione. Torni poi nella tua città e ti chiedi: ma ci sono veramente stata? Al mare? Il 2 ottobre? Prendere il sole sulla spiaggia? È un paradiso, è veramente un paradiso. Una specie di sogno così, che all'improvviso tu fai, ti risvegli e dici: ma era vero? Era veramente vero. Siamo alla Baia degli Angeli, il posto più fashion di tutta la Riviera Romagnola. Sta a pochissimi chilometri da noi, a Perugia, perché ci vuole un'ora e tre quarti precisamente, e ne vale veramente la pena. Si trova a Misano e qui troviamo anche la mina di Maria, che c'è di tutta la riviera, che è vera, appunto. E cosa possiamo dire? La baia quest'anno ha raddoppiato. È stato preso tutta un'altra parte di stabilimento, per cui diciamo si è allargata tantissimo. Ciao a tutti, facciamo un saluto ai nostri amici da casa. Ma lei è tutta intenta a vedere i cagnolini. Ormai la giornata volge al termine e salutiamo definitivamente la nostra deliziosa Baia degli Angeli e ci ripromettiamo che il prossimo anno a maggio saremo di nuovo qua. Per i ponti? Ma i ponti non ci sono, quindi non so, magari ci veniamo comunque. Abbiamo 25 il primo di maggio, ma non si sa insomma se verrà fatto questo ponte, ma in ogni caso noi saremo qui, non ci interessa. Ragazzi, siamo qua con un frequentatore della Baia degli Angeli. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Nicola. Di dove sei, Nicola? Sono di Bologna. E vieni spesso qui alla Baia? Sono un assiduo frequentatore. Che cos'è che ti piace di questo bagno? Che cos'è che contraddistingue questo posto? Le belle donne come te, i bei uomini come me. Grazie, ce la cantiamo e ce la suoniamo tutti da sole praticamente.
Va bene, quindi diciamo sei venuto qua diverse volte, immagino. Spesso. E che cosa ne pensi di questo meraviglioso autunno dove ancora si viene a prendere il sole? Speriamo resista, ecco, ancora qualche mese, ma non sarebbe male. Qui è l'ultima volta che sarà aperto purtroppo il bagno, ma confidiamo nei ponti, confidiamo sempre che ce lo permettono di fare questi ponti. Speriamo. Facciamo un saluto alla nostra trasmissione. Saluto tutti quelli che conosco, quelli che non conosco, quelli che mi vedono, quelli che non mi vedono, e ciao a tutti. E quelli che ti conosceranno grazie a questa trasmissione. Ciao ragazzi. Cause I got mine.